Gaetano Manfredi sceglie il giorno della festa della Repubblica per dare il via alla sua corsa. Lo fa con un post su Facebook rivolto ai giovani. Oggi inizia un nuovo intenso cammino che voglio affrontare con lo stesso entusiasmo che mi avete già dimostrato in questi primi giorni di candidatura. Dopo aver condiviso con il governatore De Luca programmi e obiettivi, Manfredi si siede al tavolo della coalizione del centrosinistra allargato ai 5 Stelle per ricevere l'investitura ufficiale. Saranno presenti tutti i rappresentanti delle liste ad esclusione dei Verdi. Lo strappo si è consumato sul metodo. Allora, noi stasera non parteciperemo al tavolo, ma riteniamo di farne ancora parte. Avevamo chiesto due cose principalmente al tavolo, che era che la candidatura provenisse da Napoli e quindi non da tavoli di altre città e da equilibri politici che non riguardano la nostra città, e avevamo chiesto le primarie di coalizione per coinvolgere i cittadini. Nessuna di queste due richieste è stata accolta, e per cui riteniamo, per poter proseguire, di fare una verifica al nostro interno nei confronti dei nostri iscritti, e non escludiamo anche nei confronti dei cittadini. Questo non è nulla contro noi, un atto di ostilità nei confronti del candidato Manfredi, di cui riconosciamo il profilo alto e le competenze. Dunque una verifica interna al partito ambientalista che dovrà concludersi in breve tempo. In caso di esito negativo, i Verdi correranno da soli. Se la base deciderà di non appoggiare la candidatura di Manfredi, l'alternativa è quella di un nostro candidato, il consigliere regionale, il nostro consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli.